Beh, la consigliera di parità si occupa di discriminazioni sui luoghi di lavoro e in particolare sono colpite le donne per queste discriminazioni, tanto è vero che su 10 casi 8 sono donne e 2 maschi cominciano ad arrivare, ma in particolare le donne, soprattutto quando hanno fenomeni per esempio di malattie che non sono capite. È vero che la discriminazione avviene di più al rientro dopo la maternità, però questa malattia, l'endometriosi, che colpisce in Italia 2 milioni di donne, ho voluto veramente promuovere questo evento affinché si comprenda che è una malattia che può prendere anche le ragazze giovani.